macro categoria imprese, categoria retail. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Retail Fashion and Luxury. La motivazione: per l'expertise ampiamente riconosciuta nel settore fashion e per rappresentare oggi uno dei più prestigiosi rivenditori di capi e accessori selezionati di oltre 300 tra designer storici e nuovi talenti, per puntare a una crescita internazionale e per il servizio su misura e puntuale garantito a tutti i clienti. Il premio va a Modes. Ed è un piacere avere qui con noi oggi il presidente e fondatore Aldo Carpinteri, che invito a raggiungermi sul palco. Buongiorno. Benvenuto. Ecco, questo grazie. È il vostro premio. Oh, buongiorno, grazie. Ed è stata anche una sorpresa il tipo di premio, no? Perché non lo sapevate, può confermarlo? Non lo sapevamo davvero. Siamo davvero contenti, poi anche per la motivazione. Perché... Allora, si accomodi così, mi racconta un po', appunto, un commento, mi dà un commento a caldo e soprattutto in cosa si è ritrovato di più nella motivazione? Cosa significa per voi questo riconoscimento? Ma guarda, intanto questa è un'azienda abbastanza... anomala e particolare. Ritiro io il premio come presidente, ma in verità è il premio un po' di tutti noi, ma non soltanto delle persone qui in sala, ma di tutte le persone che collaborano con Modes, che è un'azienda abbastanza diversa dal normale. È un'azienda fatta da persone dove ognuno dà il proprio contributo e dove ognuno ha la possibilità di esprimersi, e questo oggi nel lavoro, un po' in tutti i campi, non è da poco. Quindi abbiamo un progetto che stiamo coltivando dove, vedi, eccellenza retail dell'anno, secondo me si addice per quello che stiamo facendo. Stiamo esprimendo un nuovo concetto di moda, ciò che per noi è la moda, e lo stiamo facendo attraverso un'accurata selezione di brand rappresentati nei nostri negozi fisici che si trovano nei posti più belli al mondo. Abbiamo i negozi a Forte dei Marmi, abbiamo i negozi a Milano, abbiamo il negozio a Portofino. A Portofino ne abbiamo tre, a Forte dei Marmi ne abbiamo tre, abbiamo anche monomarca in questi posti, oltre ai negozi Modes. Stiamo aprendo a Milano, in Brera, un enorme negozio da bambini, Mini Modes. Apriamo a Porto Cervo tre livelli a giugno fatti da Gonzales di Berlino, ed è un progetto veramente entusiasmante in Avenue Montaigne. E poi c'è tutto lo sviluppo a St. Moritz, dove già ci siamo e dove stiamo facendo altri monomarca e un ampliamento del retail anche in Svizzera, quindi pian pianino ci saranno diverse sorprese. Abbiamo da qualche giorno aperto Modes Donna a Portofino, come vi dicevo, già lì avevamo il Modes Uomo e il monomarca Balenciaga. Portofino è una piazza importante, quindi abbiamo triplicato, e avevamo appena aperto la settimana prima anche Cagliari Uomo, dove abbiamo anche la donna. Un progetto molto molto bello. Insomma, la distribuzione capillare strategica, peraltro in posti bellissimi, toccherà andare a visitarle tutte. Brava. I punti. Dovete andare a visitarli perché è un concetto veramente entusiasmante e soprattutto un concetto nuovo. Sta dando i risultati che speravamo e quindi stiamo portando avanti questo progetto, però ripeto, è il progetto di tutti. Certo. Non è soltanto il mio di progetto. No, beh, il team insomma, vince sempre, fa la differenza. No? Fa la differenza. È un'altra cosa molto importante che abbiamo letto nella motivazione, questo connubio tra designer storici e nuovi talenti. Bravo. È un po' l'unione tra tradizione e innovazione che vince sempre anche in questo caso. Brava, sì, stiamo dando l'opportunità anche a diversi giovani nuovi talenti di avere la possibilità di essere presenti in delle piazze molto importanti e quindi con una visibilità importante, e questo ci sta dando ragione. Poi tutti questi negozi, i punti di incontro li definirei, sono tutti in omnicanalità tra di loro, e quindi tutto ciò che è l'assortimento di Parigi, di St. Moritz, di Milano, di Portofino, Porto Cervo è anche visibile online. Questo è molto molto bello perché il negozio vive 24 ore su 24.
Certo, assolutamente sì. Insomma, quindi tanti progetti nuovi, lo sguardo al futuro com'è? Insomma, mi sembra tutto molto molto chiaro, nonostante l'anno che abbiamo vissuto, perciò però ribadiamo quali sono ci aspettiamo una grande ripartenza. Okay. Cioè, proprio sentiamo che la gente ha voglia di ritornare a fare. Sicuramente non nella stessa maniera, perché quest'anno ci ha insegnato diverse cose. Però siamo convinti che ci sarà una grandissima ripresa, ma ce ne stiamo accorgendo da questi giorni, sai, fine settimana, in questi posti dove abbiamo i negozi, c'è davvero della bella bella gente. Certo, beh, poi, visto che parliamo di eccellenze, insomma, la moda italiana è rinomata, quindi insomma, con tanti progetti, tanta creatività, e a questo proposito, insomma, mi piacerebbe continuare a parlare con voi di tutto questo, anche per capire come si riparte proprio con un punto forte della nostra economia, dell'economia del territorio appunto rappresentata dalla moda. Perciò vi monitoreremo. Bene. Andremo a visitare i vostri punti vendita, io per prima, glielo assicuro, e noi vi aspettiamo però qui alla prossima edizione delle Fonti Amorizio. Ci teniamo a essere presenti anche il prossimo anno. Ok, così faremo un ulteriore punto della situazione. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Aldo Carpinteri, presidente e fondatore di Modes, e naturalmente a tutto il team che abbiamo citato più volte. Può prendere il suo premio, anzi il vostro premio. Grazie. Grazie.